L'aeroporto di Treviso è una risorsa per questo territorio, un territorio ricco, industriale, ma un territorio che ha questa importante infrastruttura di trasporto che va resa più accessibile e quindi il dossier che ci presenteranno, che ci hanno presentato in parte oggi e che ci faranno avere completamente, ci chiede una serie di collaborazioni per fare in modo che appunto questo aeroporto non sia un problema ma sia un'opportunità maggiore per questo territorio. Governo pronto a finanziare la nuova viabilità per il Canova, a patto che ci sia un progetto chiaro, fattibile e condiviso. È solo uno dei punti trattati dal Ministro delle Infrastrutture in visita oggi a Treviso. Inevitabile anche l'attenzione per la grande incompiuta, ovvero il quarto lotto della tangenziale tra Castagnola e la Feltrina. L'altro tema della tangenziale è un tema importante, l'Italia ha bisogno di progetti però esecutivi, per cui ho stimolato il Sindaco a trovare l'accordo col Governatore per poter procedere alla progettazione esecutiva. E a quel punto noi certamente, come facciamo per tutte le tangenziali delle città importanti, cerchiamo di togliere traffico e di rendere più vivibili le nostre città e daremo certamente una mano all'esecuzione. Altra conferma riguarda Vittorio Veneto e il traforo di Santa Augusta. Il Ministro ha confermato che nel piano, nell'aggiornamento del piano delle opere pubbliche è inserito anche il secondo stralcio del traforo di Vittorio Veneto, della variante di Vittorio Veneto. Infine un accenno anche alla provincia, dopo l'addio all'ente eletto direttamente dai cittadini. Anche per chi ha pensato la riforma in realtà non cambierà nulla. La nostra riforma sono agenzie al servizio dei comuni, cioè sono fatte dai sindaci a servizio dei sindaci, quindi con la nuova riforma costituzionale potranno rimanere così. Semplicemente lo decideranno più direttamente le regioni e i territori interessati.